Ritorniamo in onda. Io do subito il benvenuto alla nostra ospite, ovvero Maria Teresa Milano, che con noi oggi in studio ci ha raggiunto. Buongiorno Maria Teresa. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te per essere qua. Allora, i più fedeli ascoltatori di Voce delle Chiese si ricorderanno della voce di Maria Teresa perché qualche anno fa, era l'anno in cui insomma il Covid ci costrinse a rimanere a casa, in cui dovemmo cambiare un po' le nostre abitudini, e noi però avevamo intavolato con Maria Teresa un progetto dedicato alle parole importanti della Bibbia. Sì. E avevamo trasmesso durante il mese di dicembre, poi è andato in replica in successive occasioni, una trasmissione, anzi una rubrica quotidiana in cui Maria Teresa insieme a Luca Margaria, che era tuo collega in questa avventura, sì, ci raccontavano ogni giorno un paio di parole, partendo dalla A arrivando fino alla Z, che però avevano a che fare con la Bibbia, con i riferimenti biblici. E la filosofia. E la filosofia, sì, i libri, la letteratura, la musica. La musica, il cinema, sì. E quindi insomma è una voce non nuova. Ritrovate, se volete, tutti gli appuntamenti, tutte le rubriche di questa avventura che avevamo vissuto insieme qualche anno fa, ovviamente sul nostro sito. Oggi però Maria Teresa è venuta a trovarci per presentare questo libro che faccio vedere in camera, poi ve lo magari vi metterò anche il link nella trasmissione, nell'intervista che pubblicheremo sui social. 21 storie d'amore, la Bibbia come non te l'aspetti, edizioni Sonda, freschissimo di stampa. Sì, un mesetto, sì. Allora, raccontaci un po' come nasce questo libro, qual è stata la sua idea, qual è anche l'obiettivo che tu ti sei posta scrivendolo. Sì, allora guarda, nasce da una discussione molto interessante con l'editore, con Antonio Monaco, perché avevamo un po' quest'idea già da tempo di raccontare la Bibbia, che in realtà è un po' il lavoro che ho fatto in questi ultimi anni in vari ambienti, a partire dalle aule universitarie della facoltà teologica, ma poi anche in moltissimi altri ambienti in cui non necessariamente veniva qualcuno che voleva studiare Bibbia, ma che era più che altro incuriosito. Anzi, c'erano persone di 45-50 anni che non avevano mai letto una pagina di Bibbia in tutta la loro vita, ed è stato un lavoro molto stimolante anche per me, perché mi ha portato domande, mi ha insomma spinta anche ad approfondire temi nuovi, a leggere la Bibbia da un altro punto di vista. In realtà magari un po' meno accademico. Meno accademico, molto legato alla vita, dove però l'accademia resta, nel senso che io ho questa impronta. Tu sei insegnante. Io insegno ebraico, poi insomma ho fatto il dottorato di ricerca all'epoca in cui c'era ancora una grandissima disciplina, no, c'è ancora adesso assolutamente, però quel rigore ovviamente nell'approccio ai testi mi è rimasto ed è di lì che parto. Ma ci tengo a dire questo, che con il passare degli anni chiaramente le domande che io mi pongo di fronte al testo sono diverse, che poi è la straordinaria capacità di questo testo di darti domande sempre nuove, e per cui a seconda dell'epoca della vita in cui tu lo apri e lo leggi trovi domande nuove su di te, sull'esistenza, certo, sulla vita. E quindi tutto questo lavoro insieme allo studio, alla ricerca continua, perché ormai sono 28 anni che sono immersa in questo testo, continua a stupirti. Continua a stupirmi, continuerà. La cosa che mi ha fatto molto sorridere è che facendo il corso di formazione al Tempio Valdese di Torino, di cui parlavamo prima, in realtà parto da una storia che ho raccontato in questo testo e lì pum, mi si è accesa una lampadina, ho detto no, se potessi ancora aggiungere questa cosa che mi è venuta in mente, perché è così con tutti i libri, a maggior ragione con questo, nel momento stesso in cui ne parli con altre persone e nasce una discussione, nascono altre idee, altri punti di vista, e sei costretto un po' a rimettere sempre in gioco anche quello che hai scritto, quello che hai immaginato. Perché l'amore? Lo dico nell'introduzione. Esatto, perché volevo giusto chiedere, tu hai scelto l'amore come tema. Allora, beh, una storia lunga, poi non voglio spoilerare, come si dice, perché non così troppo. Non il troppo. Giusto. Il giusto, perché poi così chi leggerà vedrà nell'introduzione. Tra l'altro, a differenza di tutti i libri che ho scritto prima, qua mi sono anche messa un pochino più in gioco, si dice così, nel senso che nell'introduzione racconto anche un po' quello che è stato il mio percorso nello studio, nell'approfondimento del testo, quindi tocco anche questioni più personali. E abbiamo discusso appunto con l'editore, abbiamo detto ma
dell'amore ne hanno parlato tutti, in tutti i modi possibili e immaginabili, come dico nell'introduzione, dai polpettoni fino ai trattati scientifici. Quindi è una grande sfida. Dall'altra parte, per l'approccio che ho al testo, e quindi io arrivo dall'esegesi ebraica del testo, dove la relazione è messa al centro. Ci sono alcuni punti chiave molto importanti: la libertà, il senso di responsabilità, il dovere della scelta, e poi questa storia dell'umanità, l'insegna del numero due, che già è prefigurata fin dal momento della creazione. Per cui ho provato a lavorare un po' in questa direzione, guardando a tutte le relazioni che compongono, tutte, insomma, ho fatto una scelta, appunto, certo. Sono 21. Però sono molto rappresentative quelle che hai scelto. E ho provato a stare un po' in tante relazioni diverse, che sono quindi genitori, figli, fratelli, sorelle, ovviamente la coppia, con mille sfumature possibili, no? Perché chiaramente non è un libro romantico d'altri tempi, è un libro che ha a che fare assolutamente con la vita. Per me è stato forse un po' questo il passaggio fondamentale, passare da quell'idea, diciamo così, che non è spirituale, è spiritualizzante, di un testo che in qualche modo è da guardare come modello, che sta un po' anche lontano, no? Sta in un'altra dimensione rispetto a noi, e invece ci racconta storie che sono assolutamente costitutive della nostra esistenza, perché in quei personaggi noi troviamo pezzetti di noi, domande importanti. A volte dico, signori, è già stato raccontato tutto qui, non possiamo più inventare nulla. È vero, perché sono storie in cui i protagonisti hanno purtroppo anche a volte delle difficoltà, hanno delle debolezze, sbagliano, ricucciono anche, hanno la capacità di mettersi a disposizione dell'altro o dell'altra o degli altri in certi casi. Giustamente tu, Maria Teresa, ricordavi che non è un testo romantico, non è una celebrazione dell'amore perfetto, una celebrazione dell'amore romantico, che quello sempre con il lieto fine, è un amore che possiamo vivere tutti noi, o comunque sono delle sfumature d'amore che ci è capitato di vivere o che abbiamo visto vivere a nostri conoscenti, amici, e in cui ci siamo imbattuti. Le storie che racconti nel libro sono tantissime, si parla insomma di quelle un po' più famose e conosciute, certo. Quindi Eva e Adamo, piuttosto che Sara e Abramo, ma anche di quelle un po' forse meno conosciute. Ce n'è una che mi ha colpito in modo particolare, e che secondo me ci sta anche bene in questo periodo, è quella di Dina e Sichem, che sì. È una storia molesta, una storia difficile, una storia che parla anche di violenza. Sì, è una delle tre storie di violenza sulle donne contenute nell'Antico Testamento, e tra l'altro tutte e tre hanno caratteristiche specifiche e tra loro si differenziano, no? E in questa di Dina e Sichem noi vediamo proprio che questo principe, questo ragazzo, questo giovane uomo capriccioso, tu lo definisci capriccioso, vede Dina e la prende per sé. In ebraico c'è scritto che la umilia, quindi noi ovviamente comprendiamo quello che succede, e poi si innamora e la vuole, e quindi va a chiederla in moglie. Allora, qui mi piace sempre ricordare che il cosiddetto matrimonio riparatore fa parte anche della nostra tradizione, sì. Ed è stato in realtà abolito da pochissimo tempo, da pochi decenni, insomma. E i fratelli di lei inizialmente fingono di accettare questa proposta, chiedono a Sichem e agli altri della cittadina di circoncidersi per diventare, insomma, un unico popolo, e dopodiché si vendicano. E noi vediamo che comunque la vendetta non ripara. E questo capitolo apre, diciamo così, molte riflessioni, ci suscita molti interrogativi anche per quel che riguarda le altre due storie, e che soprattutto in questi giorni io sono rimasta molto scossa da quello che è successo, insomma, a questa ragazza Giulia. Ho due figli adolescenti, mi faccio molte domande anche come mamma e come donna innanzitutto, no? Di fronte alla società in cui noi viviamo, la cultura in cui siamo immersi, che ha queste forme di violenza assolute, che sono crimini, ma che ha anche una sorta di... Allora adesso, appunto, in poco tempo è molto difficile, ma c'è comunque ancora una misoginia serpeggiante, non sempre così evidente,
che ogni volta che tu provi a parlarne, che provi a dire qualcosa, eccola la donna che si lamenta di nuovo. Ma gli uomini non sono tutti misogini, ma difatti non è così. Ma il problema è che è molto difficile a volte riconoscere quei germi che poi creano un pensiero che può sfociare nella violenza assoluta, può anche non sfociare in quella violenza, ma resta comunque in un modo di vivere, in un modo di relazionarsi tra uomini e donne che non è equilibrato, che non certo, è sano. Certo. Difatti una cosa che vorrei dire è questa, che nel mio libro, lo dico in modo molto duro anche nell'introduzione, non sono una donna che scrive storie di donne con sguardo femminile per pubblico femminile. Okay. Volevo essere molto chiara, nel senso che l'amore non è un argomento da donne, non è qualcosa di romantico, è qualcosa in cui secondo me ci si deve impegnare uomini e donne, perché riguarda entrambi. Lo scopo che avevo innanzitutto e che spero davvero di poter portare avanti con la discussione intorno a questo libro è di provare a ragionare sulla creazione di relazioni sane. Mm. Quindi non è una rivalsa, non è un voler dare posto alle donne, non è un voler rivendicare qualcosa, ma davvero è il ritrovare all'interno di queste storie quei punti di riferimento che ci possono essere utili per costruire relazioni sane. Certo. All'insegna di quella parola chiave, che è un'altra parola chiave di queste relazioni, che è reciprocità. Mm. Eh sì, questo è importante, così come è importante ritrovare degli equilibri che a volte non ci sono, in certi casi non ci sono più, in altri casi non ci sono mai stati, però certo, il rapporto d'amore a due è, come tale deve essere in un flusso biunivoco e non insomma in una monodirezione. Maria Teresa, qual è, questo non potevo non chiederti, qual è la coppia che vince il premio per te? Insomma, qual è la storia che ti piace di più, che ti coinvolge di più? Guarda, sono affezionata a moltissime storie, però così di getto senza rifletterci ti direi Abramo e Sara. Mm. È una storia che mi piace moltissimo per molti motivi. Intanto sono la prima coppia di esseri umani che dialoga nel racconto della Bibbia. Litiga e anche. Litigano. Però è un rapporto in effetti molto equilibrato, perché entrambi sanno chiedersi cose, si ascoltano, e c'è una frase molto bella che di norma viene un po' dimenticata. Dio dice ad Abramo: ascolta la sua voce, ovvero sii consapevole di quello che dice, che non vuol dire, no, come scrivo nel libro, non è la barzelletta dell'uomo povero che dice sì cara, no, non è questo, è proprio nella costruzione di un dialogo che, guarda un po', nella Bibbia coincide anche con la scelta del monoteismo, quindi io ho scelto di intitolarlo Chi si ama si parla. E poi c'è questo elemento bellissimo che, come dico, appunto, a seconda dell'età in cui tu leggi il testo trovi elementi differenti anche in base a quello che hai vissuto. C'è una questione che forse non avrei visto qualche anno fa: di lei si dice che è molto anziana. Beh, io non sono ancora molto anziana, però insomma non sono una ragazzina. Lei è molto anziana ed è bellissima. Ed è un altro punto su cui adesso si comincia un po' a discutere, perché per molto tempo si è ritenuto che la bellezza della donna finisse un po' l'interesse, il desiderio. Con la giovinezza. Con la giovinezza, e poi nel momento in cui entri in menopausa, è finita, cioè, per certi versi. Questo un pochino ce l'abbiamo ancora, anche se per fortuna si stanno facendo discorsi un pochino più, diciamo così, realistici, concreti, certo, perché non cambiano i desideri, non cambiano le speranze, e le donne sono bellissime a qualsiasi età. E poi c'è una battutina su Abramo, ma io non la svelo. La dovete leggere, la dovete leggere prendendo questo libro che facciamo ancora vedere. 21 storie d'amore, la Bibbia come non te l'aspetti, di Maria Teresa Milano, che chiude il libro, beh, insomma, con il libro per eccellenza dedicato all'amore, il Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici che tu immagini come una mostra immersiva, no? Sì. Come avete presente le mostre, quelle che adesso stanno ottenendo molto successo, in cui magari si va a vedere i quadri di un autore, ci si immerge nella musica, a volte anche nei profumi, nei suoni, oltre che nelle bellissime immagini. Quindi tu te lo sei immaginato un po' come un luogo immersivo dell'amore. Sì, è proprio un racconto dell'amore attraverso i
cinque sensi, perché ci sono i colori, lei immagina lui, lui immagina lei, hanno una serie di immagini, scusate il bisticcio di parole, ma hanno una serie di immagini davvero molto ricche, fantasiose, si vedono bellissimi, che è esattamente quello che succede quando ti innamori di qualcuno, che poi magari le amiche ti dicono: ma l'hai visto bene? Sì, sei sicura? Dici: no, guarda, è bellissimo, è l'uomo più bello che io abbia mai visto. Ed è proprio un po' quella fase lì. E al di là, poi, appunto, nel libro faccio anche un po' la storia dell'interpretazione del testo, quindi la lettura allegorica. Ma io credo che non ci sia contraddizione tra la lettura realistica di quello che succede tra questi due amanti e la lettura allegorica, ovvero che questo amore sia rappresentare il rapporto tra Dio e il popolo ebraico, tra Dio e la Chiesa, a seconda del movimento religioso che lo prende in considerazione. Perché è un amore grande, quello che ti supera, no? Dice: amore è forte come la morte. E quindi non c'è distinzione, è lo stesso amore, tanto quello per Dio quanto quello per la persona, ed è dentro la relazione di quell'amore così forte con una persona che tu forse riesci a comprendere anche quanto è grande quell'altro amore, che se no rimarrebbe un po' astratto. La Bibbia è molto concreta, si ama con i piedi e con le mani, come dico sempre. Bella questa immagine. Dove si trova questo libro, Maria Teresa? Immagino un po' dappertutto. In qualsiasi libreria, online, alle presentazioni, insomma. Benissimo. Allora, noi ti ringraziamo per essere stata qua con noi a Radio Bequit a presentarlo, 21 storie d'amore, la Bibbia come non te l'aspetti. In bocca al lupo per te e per Crepi, insomma, e grazie mille ancora le per tue l'invito. Iniziative, grazie a te. Noi continuiamo con la nostra puntata di oggi, continuiamo con la musica.